さあ、ミニオニー、ありがとうございます。Hai visto, regà? Io senza gas non me muovo. Quindi ragazzi, sono pronto. C'ho una voglia da gas. You want me? Eccomi qua. Adesso in breve la mia storia. Da piccolo sulle auto a sconto, invece che prendere le altre, io le schivavo facendo il mio circuito. Poi la bici e sotto il palazzo a dargli giù a fare i tempi sul giro, staccate, raiettorie, spallate con gli amici. Poi d'estate, verso gli 8-9 anni, andavo in vacanza nella Romagna e lì go-kart, minimoto, impazzivo. Però a mio padre piaceva il calcio, quindi mi devo accontentare di quella volta là. Poi il motorino, il mio primo mezzo a gas. Ovviamente truccato, Poi ho scoperto le macchine telecomandate. Erano piccole così, però si poteva far tutto, sospensioni, gomme, assetto, motore. E lì, gran divertimento. E qui ho vinto anche qualche coppa, con la mia guida. E poi, 18 anni, la patente. Però ho capito subito che per strada il gas non si può dare. Quindi meglio andare in pista per divertirsi davvero. Ma in pista con l'auto non si poteva. E quindi il massimo che ho potuto fare è prendere una moto e andare in pista. Lì ho fatto delle belle cose, sono andato a Mugello, Misano, Eres della Frontera, in un viaggio indimenticabile per fare delle gare amatoriali. Il mio team? Ero io, cambiavo le gomme, mettevo benzina, cambiavo i freni, tutto. E lì sì che mi sono divertito, grandi soddisfazioni finalmente, là sì che si può dar gas. Poi dopo 2 anni però, è finita, stop, mutuo. Matrimonio, diciamo che ho messo la testa a posto, però sta testa è il gas, io ho dato. E poi un mio amico mi ha regalato un corso alla BMW Ride Academy a Vallelunga e dai col gas. Lì ho imparato i veri trucchi della guida, a controsterzare, sottosterzare, dai gas in curva, staccatone, bello. Ci vuole poco, basta e mi chiamate, 5 minuti e sto lì.